Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, questo è un video di cui probabilmente mi pentirò non appena sarà online. Comunque, è un video che ho visto fare a molti youtuber americani che seguo, per prima Sniper Wolf. È un periodo che sono un po' fissata con i suoi video, me li sto vedendo tutti, e mi è piaciuto questo video che ha fatto. Anch'io, vi anticipo subito, non farò nomi, a parte che sono una persona che sta centinaia di chilometri lontana dal drama, non mi piace... appunto tutto quello che ha a che fare con questioni, litigi, drama, chiacchiere, mi tiro sempre fuori da queste cose e sono 10 anni, ragazzi, perché a settembre sono 10 anni che faccio video e sono 10 anni che io da queste cose mi tengo ben fuori, nonostante in molti abbiano cercato di trascinarmi in queste cose e io ogni volta no, non sono interessata, no grazie, e me ne sto ben fuori. Ecco perché non frequento tanto il mondo di YouTube. Ma c'è da dire che prima o poi anche la persona con la pazienza più grande al mondo la perde, e quindi ho deciso, dopo molto, dopo averci pensato a lungo, di fare questo video in cui ci sarà del tea, quindi qualcosina di molto interessante. Sì, lo so, tutti amiamo una tazza di un gatto, unicorno gatto, gatto unicorno, e quindi ho deciso di fare questo video dopo 10 anni, perché veramente mi sono un po' rotta le scatole di tanti atteggiamenti eccetera, e quindi faremo un po', quindi se praticamente sei uno youtuber e mi hai fatto qualcosa, sta certo che in questo video parlerò di te. Voglio però dire che, uno, non farò nomi, perché siccome non mi piace creare drama, litigi eccetera, questo è l'unico modo certo per non scatenare nulla, quindi non farò nomi, anche perché è una cosa che non sarebbe giusta. E, due, voglio fare una piccola ma molto importante premessa, cioè YouTube, come tutti gli ambienti di questa terra, a parte che mi sono appena trasferita, ok, quindi è il primo video che filmo nel mio studio di nuovo, e quindi non so com'è illuminazione, postazione eccetera, datemi dei consigli nei commenti se va bene, luce, illuminazione, insomma, inquadratura, tutto quanto. Voglio fare una premessa, che non era questa, in cui vi dirò che YouTube, come tutti gli ambienti, ok, di questo mondo, ha persone buone, persone cattive, persone che vale la pena frequentare, persone che... da cui è meglio stare lontani, e così anche YouTube. Quindi in questo video sicuramente parlerò delle esperienze negative che io ho avuto con alcuni youtuber, e parlerò solo di youtuber che ho conosciuto dal vivo, a parte uno o due casi, solo di persone che ho conosciuto più volte dal vivo e quindi so di cosa parlo, ma ci sono anche tantissimi altri youtuber che in realtà meritano, ragazzi, voi lo sapete, ci sono anche mie amiche in questo mondo, e quindi non voglio che voi pensiate di capire di chi sto parlando, perché vi assicuro che al 99% non capite. Uno, perché non ho mai fatto riferimenti, probabilmente sono persone che voi non sapete nemmeno che io ho incontrato dal vivo, solo loro potranno capire che si tratta di loro. Numero due, voglio appunto sottolineare il fatto che ci sono anche tante persone buone in questo ambiente e io in questo caso non parlerò di queste persone, quindi però ci sono. E altra cosa, non pensate di sapere di chi sto parlando, perché comunque se vengono fatti dei nomi eccetera, molto probabilmente magari state pensando a una persona che io invece reputo molto buona, quindi cioè non pensate appunto di capire di chi sto parlando, perché ve lo ripeto, al 99% non lo capirete mai, anche perché alcuni di questi youtuber magari non sono più nell'ambiente di YouTube, vi sto parlando anche di cose vecchie, quindi fate attenzione a questo. Altra cosa, voglio premettere il fatto che non sono tutti italiani gli youtuber, perché ogni volta che io parlo di youtuber nei miei video, tutti danno per scontato che siano solo italiani, no. Io molto spesso sono ad eventi, anzi, incontro quasi di più gli youtuber internazionali che quelli italiani, quindi non sono per forza tutti italiani quelli che menzionerò, e può essere anche che molti di questi voi nemmeno sappiate chi sono, quindi ve lo ripeto per la terza volta, non fate nomi, perché sicuramente sbagliate. Se avete un nome in mente, al 99% non è quella la persona di cui sto parlando, ok? Ma comunque questo video voglio fare un po' come Taylor Swift, cioè come fa lei con i suoi ex, praticamente lei la butta là, però non si sa di chi sta parlando, ok? Ok, io ho qui una lista che lo so che voi vorreste vedere, con tutti i nomi di queste persone, e vi parlerò di ognuna. Sono quasi tutte donne. Sì, sono praticamente tutte donne. Allora, iniziamo con la prima. Allora, quante cose potrei dire su questa youtuber? Mamma mia. Allora,
Quando avevo iniziato a fare video, dopo un po' comunque, questo youtuber aveva iniziato a mandarmi dei messaggi privati, quindi è una cosa che praticamente nessuno sa, per questo che vi dico, cioè non pensate nemmeno di sapere di chi si tratta perché non poteste mai saperlo. Uno youtuber che ha iniziato a mandarmi dei messaggi privati per niente carini, e vi sto parlando di un periodo in cui questa youtuber aveva più iscritti di me, perché io avevo iniziato dopo. Un sacco di messaggi privati in cui mi diceva che io non devo fare questo genere di video, che io non posso fare questo genere di cose perché non è bello, perché bababà. E io ad un certo punto ho detto, guarda, cioè nel senso, no, cioè io avevo rispetto e ho detto, guarda, rispondendo ai messaggi ho iniziato a dire, guarda che io seguo il tuo canale, mi sta simpatico tipo il tuo accento, mi stai simpatica tu, io seguo i tuoi video, cioè sono una tua follower, no, quindi io vorrei fare amicizia con te, per quello che si può fare amicizia su internet ovviamente, ma io, cioè, la seguivo, e anche perché classico caso che sembrava la persona più simpatica alla mano del mondo, quando in realtà non lo è per niente. Una di quelle persone, perché poi l'ho vista dal vivo, una di quelle persone che ti guarda così, tipo come se vestita dai piedi alla testa e dalla testa ai piedi, avete presente? Ok. E questa persona mi ricordo che mi ha risposto in una maniera tipo, non far finta che siamo amiche perché non lo saremo mai, via messaggio privato, che io all'epoca pensavo, se io dovessi esporre questa persona e far vedere ai follower chi è, cioè rimarrebbe senza un iscritto, cosa che stanno facendo Tati e vabbè, nella community americana c'è un casino su questo, ok. E quindi io poi da lì ho lasciato completamente perdere la questione, perché ho detto, boh, questa persona non è normale, cioè nel senso, non le ho mai fatto niente, perché continua anche riferimenti nei video, se non sbaglio, ma cosa che nessuno può cogliere a meno che non conosca la questione, quindi ripeto, non pensate di riuscire a capire di chi si tratta, non capireste mai. E mi ricordo che ho detto, boh, lasciamo stare, e questa persona ha continuato a mandarmi messaggi privati spesso quando vedeva un video che non le piaceva, un giveaway che non le piaceva, si sentiva in dovere, perché aveva più iscritti di me, di potermelo dire, tipo, no, cioè io sono qua, tu sei là con gli iscritti. Quindi purtroppo in questo ambiente tante volte, grazie al cielo non tutti sono così, lo ripeto, in questo video io parlo di alcune persone, ma tante altre sono normali e buone ragazze, ok, con cui io, che io frequento volentieri, però in questo ambiente molto spesso le persone che non sono belle persone che mi interessa frequentare danno troppo, cioè si basano solo sui numeri, ok? E quindi quando io ad un certo punto ho avuto più iscrizioni di questa persona, più visualizzazioni, dopo un po' non ci siamo sentite, ha smesso di mandarmi messaggi privati per fortuna, quando l'ho incontrata dal vivo, finta di niente, è venuta da me, si è presentata. Io c'è, cioè, tipo così, terrorizzata, e ho detto, boh, questa non è normale, cioè questa è fuori di senno, cioè ho fatto finta di niente, capito? Come se tutti quei messaggi non fosse stata lei a scriverli, ho fatto finta di niente, e poi lì ho capito, ecco perché adesso ho più iscritti di te, e quindi mi consideri una persona umana. E non aggiungerò altro su questa persona, ma lei sa chi è. Poi, allora, quest'altra persona invece non è, non credo di averla mai incontrata dal vivo, no, non l'ho mai incontrata dal vivo, è una persona che ci tiene spesso a specificare che lei non, praticamente non, è solo un hobby, YouTube, è, che insomma ovviamente l'aspetto economico non è nulla, eccetera, eccetera. Fino a quando ha degli incontri di Google, tu vai lì, praticamente sono degli incontri solo per i partner, ok? Solo per le persone che praticamente con YouTube ci guadagnano. Io sono andata lì e mi sono ritrovata la sua assistente, cioè so perché ha detto chiaramente che era la sua assistente, che era l'unica che prendeva appunti, cioè eravamo tutte lì, stavamo ascoltando, perché YouTube appunto a questi incontri ti spiega come fare per guadagnare di più, per ottimizzare il tuo canale in modo da avere più click, eccetera, eccetera. E stavamo tutte solo ascoltandoli, ok? Cioè, mentre l'assistente di questo prendeva appunti, tipo, e come hai detto che si fa per avere più click, no? E scriveva, si prendeva tutti i punti, si segnava tutto, e io ero lì che pensavo, ah, meno male che sta youtuber
non gliene frega niente, vero, dei ricavi, cioè è un hobby, vero, meno male, perché se no pensa a te, cioè se mandi la tua assistente e la paghi per andare agli incontri di Google per prendere appunti su come guadagnare di più, guarda, sicuramente è un hobby, questa è stata veramente, veramente top. Altro youtuber che non ho mai capito perché, ma mi ha sempre snobbato è... Non ho mai capito perché. Comunque questo è quello che ho da dire su di lei. Ripeto, non capireste mai di chi si tratta, perché non sono... Cioè, non parlo necessariamente di youtuber enormi nemmeno, quindi tenete a mente questo. Poi, oh mio Dio, questa è la peggiore. Cioè, questa è la peggiore delle peggiori. Allora, una youtuber che io ho contattato un paio di volte, ma solo... per dirle quanto mi piacesse e quanto io la stimassi. E poi non ci siamo più sentite, insomma, tra una cosa e l'altra, ma lei mi aveva risposto anche molto in modo molto gentile, mi aveva ringraziato e salutato, insomma, quindi è stata una cosa carina. Passa qualche anno e per caso io la incontro, non mi ricordo cos'era, un evento, e l'ho incontrata. E mi è sembrata simpatica, insomma, niente di che, ci siamo fatte le risate solite, insomma, quelle cose di circostanza, nel senso non ci conoscevamo, non ci conosciamo, ma... E poi ad un altro evento, tempo dopo, c'era sia questa youtuber che un'altra youtuber. E quest'altra youtuber viene da me e mi dice: tu non puoi immaginare che cosa mi ha detto questa di te, tanto che mi ha fatto spaventare e avevo quasi paura a venirti a salutare, che era la prima volta che vedevo quest'altro youtuber. E faccio: ma scusa, ma no, cioè, non ho capito perché. Mi fa: guarda, non ti racconto nemmeno, mi ha detto numeri, che tu volevi essere la prima in Italia, ma che qui, di là, e che tu, e, insomma, non ho capito, che tu ti sei comprata i follower, è per questo che hai più follower di lei, robe da pazzi, ragazzi, perché forse dà fastidio. Cioè, non riesco a capire, uno, quanta importanza puoi dare ai follower se parli in questo modo di me alle mie spalle, cioè, nel senso. Due, io non ho mai comprato i follower, ma il fatto che questa gente lo pensi probabilmente è per giustificare il fatto che gli dà fastidio che ho più follower di loro, non so cosa pensare. E quindi questa, praticamente, senza che io nemmeno sospettassi nulla, perché cioè per me eravamo, non voglio dire amiche, ma, cioè... ci siamo viste, abbiamo chiacchierato, scherzato, quindi questa è di una falsità e questa è una di quelle che quando la vedi nei video dici: mamma mia, oh, mi fa pisciare delle risate, è troppo simpatica. Anch'io lo credevo, fino a quando sono venuti a dirmi che praticamente è questo quello che racconta di me in giro, ed è per questo che molto spesso io agli eventi, a queste cose qua, non voglio andare, perché non voglio incontrare questo genere di persona. E questa cosa mi ha lasciato molta amarezza ed ho pensato a quanto possa essere cattiva certa gente, ma soprattutto, almeno se non mi puoi vedere, cioè almeno non far tutta la finta, no? Perché in realtà è stata talmente brava a fingere nei video, talmente brava a fingere nei messaggi privati, talmente brava a fingere davanti a me, che io ero convinta di stare simpatica, pensate un po' voi. Anche di questa io potrei parlare, ragazzi, per ore, cioè io avrei talmente tanto tea da dire che vi giuro, cioè anche qua se io dovessi fare il nome perderebbe tutti gli iscritti che ha. Allora, questa youtuber venderebbe la madre e tutta la sua famiglia per gli iscritti e per i soldi. È una youtuber che chiaramente mi ha detto, perché stavo parlando di giveaway e roba del genere, e a me fa sempre piacere, no? Se magari invio i premi di un giveaway, se magari invio qualche trucco a una mia follower, so che fa un piacere pazzesco, perché noi siamo abituate ad avere tanti trucchi, perché ovviamente le aziende ce li mandano, però... so benissimo com'è essere una ragazza comune e dover andare e spendere per, e magari i tuoi risparmi per comprarti tre trucchi, quindi so quanto possa far più, perché anch'io, cioè prima di iniziare YouTube ovviamente lo facevo come tutti i comuni mortali, e quindi so quanto possa far piacere ricevere dei trucchi dalla youtuber che segui, e quindi mi fa sempre piacere fare giveaway. Tra l'altro su Instagram, se mi seguite, ne ho sempre qualcuno attivo, anche in questo momento seguitemi, basta che cerchiate KissMakeup01 oppure Nicole Huss è il mio nome e cognome, e mi ricordo questo youtuber mi guarda seriamente e mi fa: ma a te non dà fastidio mandare i premi a queste questa parolaccia, queste io le odio, una roba del genere, le detesto. Io là così, perché mi ha lasciato... perché nei video sembra la persona
cioè più alla mano, che ama i suoi iscritti, no? Più... E quando mi ha detto così, ho pensato, porca miseria che cattiva. E mi ricordo che stavamo parlando anche di ricavi, e lei mi fa, se io guadagnassi così, ci caderei in testa ai miei follower, cioè una roba del genere. E io ho pensato, mamma mia, oh, ma sei cattiva. Senza neanche menzionare tante altre cose che potrei menzionare. Anche qui io sono rimasta veramente senza parole. Ed è per tutte queste cose che vi ho menzionato che io non mi trovo molto nel mondo. Perché si parla tanto di follower, tanto di like, e anche se non se ne parla, vedi che quelli che hanno tanti follower non parlano con quelli che ne hanno pochi, perché c'è una specie di gerarchia. Non tutti sono così, grazie al cielo, voglio ripeterlo tanto in questo video, perché non tutti sono così, ma tanti sì. E tante persone so che mi sorridono, mi abbracciano, mi salutano, chiacchierano con me solo perché ho 700.000 follower su YouTube. Se io ne avessi 7.000 di follower su YouTube, non mi si filerebbero proprio. E questa è una cosa veramente, veramente triste, perché io, cioè, bene o male, parlo con chiunque, non è che vado prima a vedere quanti follower ha, però molto spesso le persone in questo ambiente sono così. Poi, anche di questa persona potrei... Allora, questa persona è venuta a dei miei incontri, uno o più miei incontri, non mi ricordo, per farsi conoscere. E quindi io lì l'ho conosciuta, perché è venuta a un mio meetup, quindi insomma sei una follower per me, no? Cioè viene a un mio incontro, sei una follower. E praticamente poi quando la rivedevo nel tempo, eccetera, mi chiedeva, ma ti ricordi di me? Io, certo che mi ricordo di te, cioè voglio dire, chiaro, anche se ti ho visto una volta ad un mio incontro, sì, mi ricordo di te, no? Poi magari mi dici, sono youtuber, io vado a vedermi i video, no? E quindi certo che mi ricordo, no? L'ho sempre salutata, eccetera, eccetera. E poi ad un certo punto mi arrivano un sacco di segnalazioni che mi dicono, dai follower, che mi dicono, guarda che questa, cioè, parla di te sulle stories, non so dove, non mi ricordo, perché io, il mio meccanismo di difesa ormai lo conoscete, se qualcuno mi scrive, infatti non fatelo, cioè, perché tanto non guardo, se i miei follower mi scrivono, specialmente in massa, guarda che questa YouTuber parla di te, guarda che questa YouTuber ha fatto story, video, post, contro di te, matematico che io non guardo, quindi cioè non me ne frega niente, a me interessa della gente vera, di Eric, di mia mamma, dei miei parenti, dei miei amici, a me degli youtuber non me ne frega niente, non li conosco, non voglio averci a che fare, men che meno se invece di fare trucco o quello che dovrebbero fare stanno lì a far nomi e a gridare su gente che non conoscono. Però questa che fa ste robe contro di me, allora, uno, io non ho cliccato su quelle, su quei post, su quei video, non so cos'era, perché i follower mi hanno scritto, mi avete scritto che c'erano parolacce, e quindi io già sapevo che, insomma, se dici parolacce o comunque una mezza offesa in inglese, una roba del genere, io non, cioè, non sono interessata, però ci sono rimasta, dico, ma come, vieni ai miei incontri per farti conoscere, sei una follower, poi hai un po' di iscritti e quindi ti senti Dio in terra e fai così, dico, ma, cioè io me la vedo agli incontri, mi vedo sti messaggi, io non faccio niente, penso, ma, e poi la vedo dal vivo, capito? Sta a mezzo metro da me e non mi saluta nemmeno, cioè almeno vienimelo a dire, cioè guarda, ha fatto la ho fatto una stupidaggine, mi dispiace per quei video, che cazzarola ne so cos'era, scusami, cioè guarda, comunque mi stai simpatico, voglio salutarti, cioè... Io avrei detto, guarda, non ti preoccupare, beviamoci qualcosa assieme, perché a me non interessa, cioè non sono una che si fa i problemi o che tiene il muso, anche perché, voglio dire, non è che ci conosciamo, quindi insomma. Invece non mi ha salutato, però mi fissava. E io vi giuro, cioè io allibita. Poi quest'altro youtuber, che non è propriamente cattiva, è solo un po' fuori di testa, è la prima e l'unica volta praticamente... Oddio, no, forse non era l'unica volta, boh, che l'ho vista, è venuto da me e mi diceva, sì, perché fare la youtuber a un certo punto, poi no, basta, perché io, dammi il tuo numero di telefono, io così, ma non è che mi ha detto, cioè me lo daresti, non mi fa, dammi il tuo numero, io, ma veramente non, cioè, non ti ho mai vista, cioè, ma piano, venuta a cercare, quindi
anche simpatica nel suo, però un po' fuori di testa. Questa forse è l'unica che forse in questo video non dovrebbe esserci, perché deve essere una persona molto simpatica, molto alla mano, molto, cioè, come mi veri sono, no? E per niente falsa, per niente costruita, però un po' fuori di testa, perché cioè la prima volta che ti vedo vieni là, dammi il tuo numero, adesso dove abiti? Cioè, no. Calma un attimino. E poi voglio concludere con un'altra youtuber che io seguo, ma non sempre. C'è una di quelle youtuber che comunque mi piace, lei è molto, insomma, molto carina, e quindi è una youtuber che mi piace seguire. Fino a quando l'ho vista ad un evento, e vabbè, c'era un sacco di gente e io volevo avvicinarla, ma si è girata, mi ha guardato come se io fossi il nulla più totale, perché ovviamente lei non sa chi sono io, evidentemente, ma io so chi è lei, e mi ha guardato talmente male, ragazzi, che ho tipo indietreggiato, ho fatto finta di niente perché non me la son sentita. Non ci ho scambiato parole e non ho avuto più di tanta interazione, però mi ha guardato talmente male, eppure nei video, cioè, parla anche di cose molto personali, quindi molto spesso io, cioè, mi sono un po' rivista in lei, ma quando l'ho vista dal vivo sembrava, avete presente quelle che ti dicono no, non puoi sederti accanto a noi, no? Ecco, così. E questo è quanto per, non so nemmeno come intitolerò questo video, perché in inglese è Rude YouTubers I've Met, quindi YouTuber che ho conosciuto, una roba del genere. Vi ripeto, non pensate che sapete di chi sto parlando, perché non è così. Non è così, e ve lo posso garantire. Se pensate a dei nomi vi sbagliate di grosso, perché molto probabilmente non sapete nemmeno uno che queste persone le ho sentite, due che queste persone le ho viste, a parte forse in qualche caso, ma vi garantisco che non immaginereste mai di chi ho parlato. Altra cosa però che vorrei aggiungere è che ci sono molte altre youtuber invece che sembrano con la puzza sotto il naso, che sembrano antipatiche, ma che quando le ho conosciute sono le persone più alla mano, più dolci, più disponibili di questo mondo. Quindi se è vero che c'è anche chi sembra super simpatico alla mano e poi invece ti squadra e pensa di essere chissà chi per il numero di follower che ha, c'è anche l'altra parte, cioè c'è anche chi effettivamente sembra che se la tiri nei video e poi la conosci ed è super simpatica, super disponibile, cioè, quindi appunto non è difficile giudicare, e molto spesso gli youtuber non sono come sembrano nei video. Questo è quanto, mi sto già pentendo di aver fatto questo video, chissà se lo posterò, penso di sì. Comunque, questo è quanto, se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere, scrivetemi tutto nei commenti, ma non chiedetemi di fare nomi perché non li farò mai, e non sono quel tipo di persona, anche se so che c'è chi fa video costantemente parlando di altra gente e si sente in potere di farlo, ma non è questo il mio caso, e niente, e tra l'altro molti di quelli che magari hanno menzionato me, io in questo video non li ho menzionati perché, cioè, è gente che non ho mai visto, quindi ok. Quindi niente, questo è quanto, mia family. The tea has been spilled. Amo sta tazza, anche lo spazio per il biscottino dietro. E niente, questo è quanto. A domani con un nuovo video. Ciao!